Ho avuto fortuna nel conoscere i miei nonni, contadini onesti che hanno attraversato a testa alta due guerre. Sette setti! Ciononostante, sette setti! Provavo come siciliano un certo imbarazzo per la mia tradizione culturale e la sua lunga cronaca nera. Sì, sì! Cronaca nera sia nei contenuti, eccidi, stragi, omicidi mirati, sia nella forma. Cinque, cinque! Per le numerose lacune nella ricostruzione di taluni episodi cruciali. Come in un romanzo d'appendice a teatro, gli eventi sono stati spiegati attraverso dei caratteri umani. A centro della storia ci sarebbe ad esempio Totorina, uomo dei poteri sovrannaturali che sfida e vince lo Stato fino alla pensione. Sullo sfondo, siciliani crudeli e mafiosi, o spaventati ed omertosi. Salvo poi che tratteggiare figure rare di siciliani coraggiosi, che però si scontrano e muoiono contro il sentire secolare d'una tradizione occulta e millenaria. Dopo più di 20 anni di fascismo, i siciliani tornavano al voto per la nuova assemblea regionale il 20 aprile del 47. 10 giorni dopo si tornava a festeggiare il 1° maggio a Portella. Festeggiare a Portella era un antico rito del socialismo isolano. Non 1894, ci 100.000 iscritte ai sindacati. Ma Crispi! La Sicilia come granaio d'Italia vuol dire città bruciate, schiavitù, centri trucidate, terre spartite in latifondi, abitati a notabili che versano contributi a decime. I romani abitavano invece le località più amene dell'isola, lontano da tutti quei villani sudati. Nascevano allora nei latifondi, abitati da schiavi e guardiani, grandi magazzini fortificati, fattorie le chiamano, i romani. Avere potere di vita o di morte sugli schiavi ci faceva sentire importante. Capimmo che per piegare i siciliani avremmo dovuto usare ogni mezzo, dal crimine alla legge. Certo, i nostri signori dobbiamo rispettarli, ma col tempo anche loro dovranno temerci. A tal scopo scegliemmo i guardiani fra i peggior ceffi da galera del luogo. Schiavi ribelli, uomini liberi, contadini, artigiani si davano alla macchia oppressi dai debiti. Nasceva una resistenza, numerose rivolte che i romani domavano a stento e con l'inganno. L'827 mutava qualcosa con l'arrivo degli arabi. Si rivelano molto tolleranti rispetto a ogni forma di religione. Molti cristiani si fanno musulmani. Spezzettavano il latifondo introducendo colture intensive. A Gebbia e a Seik. Spinte dai commerci sulle coste fiorivano città come Palermo e una piccola borghesia cittadina. L'interno dell'isola rimaneva cerealicolo e terra di rapina. Il re normanno Ruggero d'Altavilla conferiva ai comuni le assemblee generali, ma nello stesso tempo decideva di dividere l'isola in signorie. La nascente borghesia cittadina vedeva nascere l'antagonista. Il barone! Mentre altrove fiorivano comuni, Federico modellava la società isolana sul modello imperiale romano, ripristinandone col latifondismo la sociale economia schiavistica. Travaglia! Carlo D'Anciò, fratello del San Luigi. Venuto il padrone dell'isola. Aiutando il papato contro gli slevi. Donando molti privilegi al clero. Nella sola Monreale stringo 70 feudi e un reddito di 40.000 scudi l'anno. A me Nuiddo ha buttato una moto sola. Battendo moneta a valore arbitrario. Ma barone, l'armatura completa, la pepici vale 30 monete. Non so leggere di Baldu? C'è scritto? Vale 30 monete siciliane. Avanti siciliani, ora aspetto! Il regime vessatorio di Carlo rispondeva alla rivolta del Vespro. Nata come moto popolare, veniva poi degradata in battaglia tra feudi francesi e teudo normanni. Qualcosa avrebbero potuto fare i viceré spagnoli, ma preferirono non disturbare i baroni, secondo la massima del grandissimo conte de Olivares. In Sicilia coverales hay todo. Sin barones no hay nada. La controriforma penetrava profonda la cultura dell'intellettuale, rendendo lo strumento docile a servizio di clero e nobiltà. Ma, secondo San Tommaso, Papa, Bibbia, vecchi gatti e una pistola puntata, debbo certe prestazioni a barone.
Ma tutto questo non è altro che mafia. Di mafia è meglio parlare di condizioni socio-economiche e di modi ora violenti ora paternali adottati dai ceti dirigenti per mantenere saldo tutto il potere nelle loro mani. Le continue richieste spagnole e una forte inflazione spingevano il latifondo a produrre. Mentre il barone, seguendo il trend europeo, andava a vivere in città. Ora che n'affitto, paia. La gabella. Il guardiano diventa gabellotto. Ciao! Antenato d'una borghesia agraria parassita, il gabellotto divideva in piccoli pezzetti il latifondo che subaffittava a condizioni usuraie. Favorito dall'inflazione perché paga un affitto di lunga durata e viveva in campagna una vita modesta, nel corso del 600 prolificava. Mentre il barone, vivendo in città, nei fasti dell'ozio, una vita dorata, colto dall'inflazione, si indebitava. Mantenendo il potere politico. Masse di contadini affamati si riversavano in città. Dissolte in manodopera a basso costo, nasceva un sottoproletariato. Ma è vero che c'è Cuvaragna, però. Situazione simile consentiva altrove prime prese di coscienza. My investiture comes from... Who betide anyone who touches me? Who betide anyone who touches me? Una lunga guerra civile al culmine nel Regno Unito d'Inghilterra. Per lo primo viene... Metafora fisiologica, non per la volontà di Dio regnare, ma per la volontà della nazione, la quale da rilevanti si esprime per via simbolica nel Parlamento, via di fatto nella rivoluzione. Scaturiva allora di conseguenza chiara derivazione mercantile, un patto sancito in orizzontale tra uomini liberi emancipati. La Costituzione degli Stati Uniti. Due anni dopo cadeva la Bastiglia. Aboliti i titoli nobiliari, dichiarazione dei diritti umani e del cittadino. Liberté! Bravo! Con un moderno contratto sociale si decideva monarchia all'inglese. Abolita la monarchia, veniva fondata la Repubblica francese. Ma il comitato di Robespierre aveva la salute pubblica limitata. Nuovo contratto del 99, tutto il potere a un primo console. E con la grande contraddizione in armi di una Repubblica imperiale francese, entrava a Napoli Napoleone. Ferdinando Borbone possedeva due corone, messa in testa a 9 anni. Quarto di Napoli, terzo di Sicilia. Membro di coalizione con la corte napoletana, sbarcava in Sicilia corpo di spedizione inglese. Come regno l'isola era dotata d'un antico parlamento feudale e d'un'antichissima costituzione. L'esigente evoluzione dei tempi ne richiedeva urgente una riforma. Ma Ferdinando Borbone, che per smodate esigenze di corte esigeva continui tributi dai siciliani, respingeva ogni istanza di riforma. Come ministro plenipotenziario e comandante delle forze inglesi sbarcava a Palermo Sir William Bending. Ferdinando Borbone si negava, lo riceveva il figlio Francesco. Occorre Sicilia, sia siciliana. Sotto l'energica spinta di Bending s'abolivano titoli nobiliari e cominciava la riforma del regno. La forte di restaurazione e con famigerato editto, Ferdinando, terzo di Napoli e quarto di Sicilia, diveniva il primo per le due Sicilie.
marciando sulla città di Napoli, il generale borbonico Pepe costringeva Ferdinando I ad accettare la carta di Cadice. Palermo esplodeva il 15 luglio. Il moto si diffondeva nell'isola, ma le città sulla costa orientale, temendo l'egemonia baronale, guardavano Palermo con sospetto. Guidate da Messina, seguivano la rivoluzione napoletana. Accettare lo statuto spagnolo! Convocare il parlamento siciliano! A Palermo invece la nobiltà perdeva da subito l'iniziativa, e più che un governo si formava un parlamento rivoluzionario. Una sorta di democrazia diretta in cui prendevano spesso spazio sanguinosi tumulti popolari. Venivano esentati dalle imposte tutti i cittadini, ricchi e poveri. A settembre sbarcava a Milazzo il generale Pepe con un corpo di spedizione napoletano. La giunta decideva per la pace. Le masse prendevano l'iniziativa con 10 giorni di devastazione cittadina. Alla fine dovevano arrendersi, prima al generale Pepe e poi alle truppe austriache del Metternich. Le masse dirigevano l'urto contro i segni dell'oppressione fiscale. Nei giovani democratici il popolo vedeva una dirigenza politica. Crispi, La Masa, Pilo, Miloro, per loro iniziative, tra mille dissensi, un governo provvisorio era presieduto da 4 membri. La Costituzione del 12 adeguate bene. Il 25 marzo si formava il nuovo Parlamento siciliano. La direzione politica del mondo però si faceva sempre più moderata. Il fermento contadino passava per la seria questione demaniale. E su questo tema, che sia, era intransigente quanto la nobiltà. Nell'aprile del 49 l'ultima seduta al Parlamento. Poi ceti conservatori costringevano capi democratici a imbarcarsi. I caduti di questa rivoluzione, degli uomini che vennero condannati, impiccati, fucilati fino al 1860, la storia non ha mai contato numero. Il 4 aprile insorgeva Palermo. Dal monastero della Gancia il moto si diffondeva in tutta l'isola. Proclamato lo stato d'assedio, i Borboni si ritirano in grandi fortezze a Palermo, Messina, Catania. Dopo 35 giorni di scontri che avevano messo a dura prova la reazione militare borbonica a ridare impulso alle forze insorte, l'11 maggio sbarcava a Garibaldi. Il popolo vedeva in Garibaldi l'uomo della sospirata giustizia e le squadre di tutto il circondario correvano a ingrossarne le fila. In nome di Vittorio Emanuele. Ma il 14 maggio il duce dei Mille assumeva la dittatura a Salerno, scacciando da sé l'ombra del Mazzini e della rivoluzione sociale. Fu ferito, fu ferita una gamba, Garibaldi che comanda, e comanda il battaglione. Il 17 maggio Francesco Crispi, tornato dal lungo esilio, veniva nominato segretario di Stato. Liberata Palermo e stabilita una tregua col generale Landi, il segretario di Stato consigliava il licenziamento dei volontari e la coscrizione obbligatoria, al fine di eliminare le squadre. Data la loro copiosa presenza, da temer di non poter più arginare. Risultato? Diserzione in massa della campagna garibaldina. Migliaia di contadini che avevano dato il massimo apporto alla vittoria automaticamente fuori legge. Volevo Garibaldi, un pacchio senza leva, e si tuffa la leva, calciamo la patera, trallalerulerula, trallalerulerula. Voscenza, la mia premertù da terra! Ma l'ho capito, no, che devo far l'Italia. Presso tutte le case dei renitenti era posto a custodia Piantone. Fra Pantaleo mise il dito nella piaga. Questa gente già si è fatta nemica per la conscrizione del dittatore. E nonostante plebiscito sancisse l'annessione incondizionata ai Savoia, e nessuno di noi ha potuto votare!
1862 l'isola era posta in stato d'assedio. Rivoluzione liberale, a Palermo le masse cominciavano a elaborarne una nuova. La rivolta, capeggiata da Nicola Badia, tentava una comune anarchica. Il governo, inviati 30.000 uomini, prometteva clemenza ai rivoltosi. Che al mattino dell'ottavo giorno si arrendevano. Puntate! Mirate! Fuoco! Erano graziati solo gli insorti di famiglia nobile o altoborghese. Due anni dopo, Saverio Friscia fondava a Palermo il Partito Socialista Siciliano, sezione aderente alla Prima Internazionale di Carlo Marx. L'attenzione rimaneva sull'isola. Si faceva più acuta per influenza delle nuove dottrine socialiste. Sboccava sul finire del secolo intentata rivoluzione sociale. Rosario Garibaldi Bosco apriva il primo fascio dei lavoratori, il 28 aprile, sempre a Palermo. Leggiamo il giornale tutto per assieme. Si organizza la lotta sindacale. Si istituiscono scuole serali. Si organizzano sottoscrizioni. Dopo la strage di Caltavolturro, 11 morti e 40 feriti, i fasci si diffondevano ovunque. Braccianti, coloni, mezzatri, operai, minatori compivano scioperi. Non 1894? Ci 100.000 iscritti ai sindacati. Ma Crispi, a capo del governo, rispondeva al corpo di cannonata! Il 4 gennaio del 94, il governo Crispi dichiarava lo stato d'assedio militare. I fasci erano sciolti nel sangue. Una banda armata per le campagne in spedizione punitiva nasceva nella parte occidentale dell'isola, dove erano latifondi più arcaici e condizioni di vita impossibili. A brevettarla, una più o meno imborghesita aristocrazia terriera, la stessa che nel 1920 fondava a Palermo il Partito Agrario. Con il loro segretario, il barone Lucio Tasca, gli agrari lamentavano il polso morbido del governo davanti all'eversione bolscevica, minacciando l'uso di misure estreme. Eppure il polso del governo non era stato poi di certo così morbido. A Riesi, 10 morti e 50 feriti. 6 morti a Catania, 9 a Randazzo, 2 morti e 6 feriti a Terranova. Al braccio armato dello Stato si univa quello mafioso della Lupara, mirata a decapitare con perizia i quadri del socialismo isolano. Gli agrari invocavano l'uomo forte. E ritirato il loro appoggio al blocco demoliberale, lo donavano al fascismo di Benito Mussolini. Nonostante il prefetto Mori, agrari e fascismo andavano a braccetto, fino a quando Mussolini, il 20 luglio del 39, non parlava di riformare il latifondo dall'alto. Ma questa è un'altra storia, che forse vi racconteremo un'altra volta. We'll be right back.